Al coach abbiamo visto in settimana questa sconfitta inaspettata, soprattutto per come erano andate le cose, con l'Emme-Roma in vantaggio di 2-7-0 su Gioia del Colle. Coach, che è successo? Si è bloccata la squadra a quel punto? Sappiamo Ma bene sì, come poi tutti siete rimasti comunque basiti del risultato finale. ma sì, è stato sicuramente un po' di paura di volare perché insomma una finale di Coppa Italia, come ho detto poi ai ragazzi quando siamo rientrati in palestra, ci vanno le prime due del campionato in questo momento, per cui per noi sarebbe stato insomma toccare il cielo con un dito e l'abbiamo praticamente persa due volte la partita e È non una vero, sola. è vero. Una finale praticamente persa al terzo set, quando comunque potevate chiudere i giochi e poi al tie break, direi, no? Sì, diciamo che al terzo set loro hanno avuto insomma, sono tornati, hanno cambiato un po' di giocatori, hanno messo Nusso che non è proprio l'ultimo arrivato, che gli ha cambiato il volto della partita, tra l'altro per un infortunio dell'opposto Diaz, così come era successo già a Roma in campionato con noi. E poi vabbè, hanno cambiato anche un altro giocatore, diciamo che al di là degli elementi individuali, insomma delle prestazioni individuali, hanno un po' cambiato marcia. Noi sicuramente non abbiamo continuato, ecco, noi potevamo crescere ancora di più nel gioco, invece ci siamo un po' rilassati e il terzo set siamo stati sempre sotto, quindi insomma lì c'è poco da recriminare, sicuramente quel finale lì da 13-10 a 15-13 insomma è stato veramente pesante, ancora oggi da digerire. Ecco, io ho detto poi finale, è stato un lapsus freudiano, invece naturalmente era la semifinale e la finale sarà contesa tra Latina e Gioia del Colle. Beh, ma insomma credo che sono episodi, insomma, non so, ti riferisci al fatto della mancata, perché a questo punto della mancata vittoria, no, dico della mancata vittoria parliamo, oppure insomma per me comunque rimane un grosso risultato, nel senso che con tutti i presupposti che hai detto, partendo così come siamo partiti quest'anno, tutto ciò che hai aggiunto, fare spendi e quant'altro, insomma eliminare Bassano e stare praticamente a 2 punti dalla finale con Latina, io credo che già questo dimostri che i giocatori ci sono, che la squadra c'è, che insomma, diciamo, c'è qualche giovane inesperto in più che solo due, diciamo, esperti. Per cui, insomma, senza dare la croce a nessuno, è anche capitato che l'ultimo frangente lì c'avevamo un po' di gioventù in prima linea, sai, se ce ne c'è uno o l'altro, magari l'altro giovane fa tanti punti. Però in quei momenti decisivi, ovviamente, come dici tu, serve l'esperienza Ecco, e ma in quel caso non c'era. la situazione Cubani si sbloccherà prima o poi, perché io ieri che ero presente all'allenamento, continuo a vedere questo ragazzone che si allena con voi e a questo punto la domanda è: vi servirebbe soprattutto per quando si arriverà al fine di stagione un braccio armato sotto rete? Ma sì, ma io sai, ce l'ho talmente forti che faccio a meno di chiunque. No, guarda, quei due ragazzi lì non è che non si può chiedere se fanno comodo o no, cioè quelli fanno comodo a chiunque, quindi non è che lo decido io se ci servono. È che come al solito bisogna stare qui a lamentarsi, a piangere, però insomma io non ho mai detto niente fino adesso, ma dico solo un dato obiettivo. Gonzalez ha fatto la stessa trafila loro, attualmente gioca a Cuneo, evidentemente era già nelle mire di Cuneo prima ancora, e lui dopo 18 mesi dal momento che lasciò Cuba giocò a Bassano la prima partita. I 18 mesi per i due ragazzi nostri sono scaduti da un pezzo, quindi non capisco perché non si fa lo stesso trattamento come ad altri. Ma cosa state, diciamo, dal punto di vista tecnico, cos'è che state aspettando, cioè il pass da parte di Cuba praticamente? No, beh, queste cose ovviamente le ha già, insomma, le comunica la società, insomma, loro hanno più elementi per giudicare. Cuba non lo darà mai, da quanto so io, il permesso di farli giocare, perché per Certo. loro sono Sono, scappati, sì. sono dei traditori, quindi, insomma, non c'è, non, ma non c'è stato per gli altri questa Marshall, Gonzales, tutti Questo quanti, insomma, no, accanimento. no, dico non c'è stato mai l'ok di Cuba. L'ok è sempre stato dato alla FIVB internazionale, per cui mi rifacevo riferimento alle FIVB che ha dato l'ok a Gonzales dopo 18 mesi dal momento che ha lasciato
Cuba, insomma, ecco, questo dicevo, che più o meno è dalla stessa sua età, è più o meno sono scappati insieme, insomma, diciamo. Ecco, perché naturalmente l'innesto di queste due pedine sarebbe fondamentale. E, per quanto riguarda questo momento di pausa che avete, vi aiuterà comunque a continuare questo processo che in campionato si è visto, un M-Roma comunque rinata, un M-Roma diversa rispetto a quelle, per fortuna, rispetto a quella che avevamo visto in quelle sconfitte. Il ritorno di Oro è stato importante. Dove a questo punto, qual è il vostro obiettivo? E sempre rimane quello dei playoff, no? Sì, beh, paradossalmente, insomma, quando io continuo a ripetere il nono posto, tutti mi dicono sì, vabbè, questo sta facendo finta. In realtà noi stiamo vincendo le ultime giornate, abbiamo vinto, abbiamo battuto Santa Croce, sempre noni siamo, Cioè, non è che sia facile arrivare risalire lassù in alto in generale, per cui, insomma, dal nono in su tutto quello che viene va bene. È ovvio che adesso, avendo battuto Santa Croce, avendo battuto Bassano, magari qualcosina in più si può sperare. Certo che, insomma, più si sale, più si è avvantaggiati poi nella griglia, certo, nella griglia di partenza dei playoff. Quindi adesso pensiamo a confermare i risultati, e soprattutto adesso ci abbiamo il ritorno delle partite nelle quali è mancato Oro. E quindi do un elemento in più di critica per chi ci vuole del male, insomma. Voglio proprio vedere adesso, no, con gli avversari che ci hanno battuto. Sarebbe bello commentare comunque delle vittorie, perché comunque sì, si direbbe che Oro è la squadra comunque legata a Oro, però significherebbe anche aver vinto partite importanti, no? Ma sì, sicuramente, insomma, adesso noi servono punti, noi in cuor nostro vogliamo dimostrare che quelle partite lì che abbiamo perso per una serie di elementi fortuiti, no? E quindi, certo, insomma, ci teniamo a fare bene questo periodo, questo ciclo di 6 gare. Sì, sicuramente. Tra l'altro, dopo, tu hai detto bene, gioca del Colle e Loreto, e dopo c'è Latina. È un bel periodo interessante. Ovviamente psicologicamente questi 2 giorni qui che ci siamo allenati stamattina, insomma, ovviamente sono stati bruttini dal punto di vista del morale. Sicuramente, insomma, dalla settimana prossima si volta pagina e si pensa alla partita di campionato, non fosse altro perché domani sappiamo che giocheranno questa maledetta partita dove non ci siamo. Sicuramente però avevamo già qualche agguaio fisico, cioè avevamo Zaitsev che non stava bene, non si era allenato, era proprio sceso in campo all'ultimo momento, non sapevamo se poteva giocare o meno. Quindi lui e poi, insomma, altri meno importanti, sia Spesca sia Lore, per cui oggi abbiamo fatto i pesi, avremo 2 giorni di recupero, di riposo, sicuramente, appunto, serviranno per recuperare questi acciacchi, perché facendo la Coppa Italia si giocava infrasettimanale, poi il campionato è stato un periodo duro, poi c'era stato pure il periodo lì, il 3 gennaio, 28 dicembre, insomma, certo, eravamo un po' in apnea, quindi adesso sicuramente ci possiamo riposare e rimettere a posto gli infortuni. Ecco, prima di dare nuovamente la parola a Marco, Ermano, volevo chiederti se sei contento di riaffrontare alla ripresa del campionato di nuovo subito Gioia del Colle, cioè avete comunque la possibilità, io credo che in campo ci sarà un pizzico di forza in più da parte dei tuoi uomini, no? Sì, no, sicuramente c'è subito la voglia di dimostrare. La rivalsa proprio, sì, no? Sì, la rivalsa, ma insomma, già c'è perché l'avevamo perso in campionato, in quel modo rocambolesco che ci ricordiamo sì, tutti, in cui si fecero male più di un giocatore durante una partita. E in effetti nei primi 2 set, insomma, noi avevamo giocato molto, molto al di sopra di loro, i parziali parlano chiaro. Quindi questa volta probabilmente, insomma, se abbiamo una lezione in più, abbiamo imparato una lezione in più, che non bastano 2 set ma ce ne vogliono 3 a pallavolo, vediamo di metterla in pratica. Ma alcune situazioni di cambio palla, perché insomma abbiamo cambiato un po' il sistema di ricezione ultimamente, quindi dobbiamo mettere a punto le situazioni così tattiche, le situazioni di attacco in funzione di questa cosa qui, di questa variazione della ricezione che già da 2 o 3 partite abbiamo adottato e abbiamo visto che ci porta vantaggio. Ecco, è stato chiaro, Ermanno. Io auguriamo un po' a tutta la squadra di ritrovare la serenità che avevamo visto nelle ultime partite e che lo stesso Federico in apertura ha sottolineato, per una ripresa naturalmente in campionato. Insomma, Gioia del Colle deve capire che se ha vinto le prime 2 non, insomma, basta. No? No, anche perché anche davanti a noi è una di quelle che è abbastanza lontano, quindi
farebbe comodo portargli via dei punti. Assolutamente, buon lavoro coach. Grazie, grazie a tutti. Buona giornata. Grazie.